Risentire parlare di spread la spaventa oppure non la preoccupa? No, non mi preoccupa, anche perché con questo governo che c'è penso che farà una bella cosa. Penso che dovremmo superare queste anche categorie e andare per la nostra strada. Cioè, dovremmo guardare anche di più a noi stessi. Io darei anche fiducia a questo governo e vedere dove ci porta, anche rispetto al passato. Probabilmente non abbiamo niente da perdere. No, io dico la verità, non mi preoccupa per niente, perché sono convinto che è una speculazione dei mercati. Le cose si aggiusteranno, insomma. Le cose, secondo me, stanno in modo completamente diverso. Preoccupa assolutamente sì, perché la reazione dei mercati è la manovra finanziaria, quindi chiunque lavora non può che essere preoccupato dalle notizie che arrivano dalla finanza. Cosa pensa? Molta gente pensa che sia una speculazione, che sia soltanto una manovra dell'Europa contro l'attuale governo. Ah no, si tratta di capire che cos'è. Cioè, qua bisogna muoversi in un ambito in cui chi lavora sa, sono dei problemi, i problemi vanno risolti, non vanno sfidati come scommesse. Ci si trova di fronte a un mercato, lo spread è dettato anche dal mercato, e poi bisogna dialogare con le istituzioni, cioè non ci si può impuntare, l'abbiamo già vissuta questa situazione e sappiamo come va a finire. Quindi evidentemente non c'è solo il problema dello spread, ci sono istituzioni europee, la Banca Europea, l'Istituto, il Fondo Monetario Internazionale, cioè in molti hanno espresso indicazioni negative e quindi lo spread di conseguenza reagisce in quel modo lì. Veramente la popolazione, sono contenti di quello che sta facendo Di Maio, veramente Salvini. Poi non lo so, a livello internazionale noi non è che siamo tanto addentrati, quindi non è preoccupato? No, assolutamente. Io sono contento di quello che stanno facendo.